Un accordo volto alla solidarietà, quello stipulato tra la diocesi di Macerata e la Casa Accoglienza Maceratese, nata con l'obiettivo di fornire ospitalità gratuita ai pazienti che effettuano terapie in the hospital presso il reparto di oncologia dell'ospedale di Macerata. E grazie alla Domus che abbiamo potuto portare avanti il progetto che noi ci eravamo prefissi nel 2009. È un bel progetto, noi lo sposiamo in pieno e grazie alla loro disponibilità noi stiamo andando avanti per la nostra strada, anzi stiamo allargando gli scopi sociali come borse di studio per medici specializzandi e soprattutto abbiamo in cantiere un progetto di fisioterapia che dovrà nascere tra qualche mese, il quale permetterà a malati oncologici, soprattutto donne, nella maggior parte dei casi donne, di poter fare un percorso fisioterapico completamente gratuito. In questa iniziativa diciamo che collaboriamo nello spirito di San Giuliano, che è il santo ospitaliere, e questa struttura nata come seminario a suo tempo, ma poi soprattutto negli ultimi anni riorganizzata in termini di accoglienza per attività pastorali e spirituali, credo che trova una sua ulteriore valorizzazione proprio con questa collaborazione, e quindi noi abbiamo messo a disposizione dell'associazione la struttura per l'ospitalità delle persone malate, dei loro familiari in base a una convenzione, quindi con dei criteri abbastanza precisi, e questo ci consente di offrire all'associazione uno spazio e anche a noi di rendere onore a San Giuliano e allo spirito di ospitalità che speriamo cresca in tutti i cittadini come atteggiamento proprio solidaristico e di collaborazione. Stare fuori di casa per lungo tempo, affrontare le chemioterapie o trattamenti radioterapici rappresenta non solo, come dicevo, un problema economico, ma anche un problema sociale, perché spesso questi pazienti vengono comunque accompagnati dai loro familiari, quindi sono persone che perdono il lavoro, che stanno vicino, non stanno più vicino alla loro famiglia, insomma. Quindi c'è questa casa dell'accoglienza, è veramente un punto di riferimento per questi pazienti, per noi medici, per tutti.